Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova recensione. Oggi andremo a vedere il Mechatoys Quantron, ovvero il Computron G1 rivisitato da loro. Combiner composto da 5 elementi e molto molto bello, nel senso di Quantron. Io non sono propriamente fan di Computron come personaggio, ma questa versione fatta da Mechatoys la trovo fantastica. Ci sono molti... è molto ben fatto, ci sono vari tocchi di classe. Li andremo a vedere adesso man mano. Cominciamo dai singoli componenti. Quindi iniziamo a vederli uno alla volta. Cominciamo da Celeritas, ovvero Lightspeed nella versione originale. Diamo un alt mode in auto da corsa. Tanti bei dettagli, peccato che dalla parte inferiore si veda la testa, ma sottigliezza. C'è della plastica clear incastonata tra le ruote. Vediamo anche in questa zona qui. Le armi sono completamente di plastica clear, ci sono altri inserti in questa zona. Rimuovendo le armi prende una linea ovviamente ancora migliore. Cominciamo la trasformazione, iniziamo a separare queste due sezioni, vedete, tenute insieme in questi punti. Ne allarghiamo un po' e andiamo a ruotare questa parte qui, così. Ruotiamo questo pezzo, vedete, la giuntura si trova qui, e nel contempo apriamo il piede, lo spostiamo in questa posizione, lo ruotiamo sul ball joint in questo modo. Infine ruotiamo questa sezione qui, stesso discorso, quindi apriamo giù il piede e ruotiamo così. Ora solleviamo questo pannello qui, ruotiamo di 180 gradi in modo da farlo finire qui sulla schiena, lo richiudiamo, andiamo a separare queste due parti, e ora queste due. Quindi questi erano tenuti insieme da questi piccoli peg, mentre l'alettone è bloccato qui. Facciamo ruotare questa parte e l'andiamo a bloccare qui sotto. Questa parte qui ha due incavi, così o così. In questo caso dobbiamo ruotarlo del tutto, quindi sul secondo incavo abbassiamo la mano, facciamo lo stesso da quest'altra parte, questo combiner è nato nell'epoca d'oro di Mechatoys, quindi
quasi nulla viene lasciato al caso. È un vero peccato che sia sparita ormai da un bel po'. Infine, ruotiamo la testa. Abbiamo così ottenuto il bot mode di Celeritas. In questa versione le armi purtroppo non trovano alloggiamento nell'alt mode, cioè in questo bot mode, possono solo essere impugnate. Mantiene una mobilità discreta, andiamo i piedi sul ball joint, ovviamente sono molto liberi. Stessa cosa riguardo braccia. E il polso invece può ruotare solo verso il basso. È su ball joint, però questa parte qui ne impedisce abbastanza i movimenti, quindi un po' limitato. La testa ovviamente può ruotare di 360 gradi e muoversi in questo modo. Anche il bacino qui può ruotare a patto di aprire questo pannellino qui. Fatto questo, lo fa senza problemi, invece chiudendolo è bloccato. Queste sono le armi, due fucili. Per quanto riguarda le armi, questi pezzi degli pneumatici si smontano e si agganciano qui. A mo' che so, di caricatore, insomma, diventano parte dell'arma. Cosa che in bot mode non mi piace. Sulle istruzioni lo riporta così, però vedete rimangono queste ruote monche che non possono neanche essere bloccate in posizione così, quindi tendenzialmente li lascio qui e gli faccio impugnare le armi completamente clear. Successivamente nella versione Gestalt per forza di cose vanno agganciate sotto le armi, lo vedremo dopo. Mettiamo un attimo da parte. E andiamo a vedere Sonic Drill. O Noscon come nome originale. Alt mode in trivella, ovviamente. Vediamo la trivella, ovviamente, ruota. Iniziamo la trasformazione, quindi andiamo a rimuovere questi fari. Piccolo appunto su questi due elementi: nella prima versione di Quantron erano leggermente differenti, cosa che alla fine cambiavano. Non ricordo bene, mi sembra ci fosse, o questo peg non c'era, o era più piccolo, insomma. Andavano a creare un po' di problemi durante la trasformazione in combiner, il piede non reggeva benissimo.
Successivamente MakeItOS ha fornito questi ricambi che mantengono il tutto perfettamente. Quindi mettiamo un attimo da parte. Disastro. Solleviamo questi due, sganciamo questo, lo facciamo scivolare in avanti. Prima vedete rincastrato in questa fessura e trattenuto dal peg qui, adesso lo spostiamo qui. Separiamo queste due sezioni, si devono sganciare da qui e da questo peg al lato della trivella. Spostiamo un attimo questi in modo che non ci intralcino. Solleviamo la trivella. Ruotiamo questo verso il basso e di 180 gradi così. Adesso ruotiamo di 90 gradi la gamba, in modo che la parte anteriore ovviamente finisca in questo modo. Raddrizziamo la giuntura. Tiriamo fuori i piedi. Separiamo queste due parti e le spostiamo nella zona posteriore. Richiudiamo questa parte marrone, che finisce verso il basso. E prima di agganciare il bacino con colpetto, andiamo ad aprirlo. Dobbiamo sollevare prima questo, abbassiamo questo e ruotiamo questa parte qui in modo da far uscire la testa. Richiudiamo, abbassiamo questa parte grigia, che si incastra sulla parte gialla, e uniamo le due sezioni. La parte posteriore uniamo di nuovo questi due. Ruotare la trivella verso l'alto, questi li giriamo verso il basso e la sistemiamo pressappoco così. Non ha un incastro vero e proprio, quindi possiamo tenerla così, così come preferiamo. Andiamo a dividere il cingolo a metà. Ruotiamo il braccio e tiriamo fuori la mano su questo piccolo ball joint. Infine chiudiamo questa parte qui che finisce sotto alla mano, come se fosse un'arma impugnata al di sotto.
per finire riagganciamo le luci. Qui. E qui. Ed abbiamo finito per quanto riguarda Sonic Drill. A me questo bot mode piace molto. È ricco di dettagli, mi piace tantissimo questo visore davanti all'occhio. Vedete, c'è del clear in questa zona. Mi piacciono queste due armi impugnate così, anche se ovviamente vanno a limitare il movimento della mano. Se vogliamo spostarla dobbiamo rimuoverla e il polso diventa abbastanza mobile. Però questo qui, a meno che non tenuto così, che esteticamente è osceno, volendolo ripiegare comunque andrebbe a intralciare i movimenti del braccio, quindi bene o male deve stare così. Per il resto abbastanza mobile. Pacino gira fino a un certo punto perché è ostacolato da questo pezzo qui. Ovviamente se lo pieghiamo in un certo modo può ruotare completamente. Stessa cosa per le gambe, possono ruotare. Qui sul ginocchio c'è una doppia giuntura, quindi può essere richiuso completamente volendo. Il piede è su ball joint, quindi sebbene un po' ostacolato si può sistemare abbastanza tranquillamente. Qualche altra opzione disponibile, abbiamo delle tenaglie nascoste in questi cingoli. Andiamo ad aprire e ruotare in avanti. Molto carina, ovviamente c'è anche da quest'altro lato. Oppure la trivella può essere rimossa . Dicevo, la trivella può essere rimossa, aperta in questo modo, e tramite queste slitte si può incastrare così. Non sarà degna del Gurren Lagann, ma fa la sua figura. Andiamo ancora oltre. E prendiamo Overheat, ovvero Afterburner nella versione originale.
mode in motocicletta. Il richiamo alle light cycle di Tron è più che palese. Vediamo così armata di lanciamissili e cannone qui sulla parte superiore, che ovviamente possiamo rimuovere. Ed abbiamo una vera e propria light cycle. Belli questi dettagli grigi sotto questa plastica trasparente. Vediamo la ruota, girano e ce ne sono altre due qui sotto. Ora, per cominciare la trasformazione, dobbiamo separare queste due metà. Quindi dobbiamo prima sganciarle in questo modo, poi le andiamo a dividere così. Separiamo le gambe e ruotiamo questo pezzo qui. Lo dobbiamo sollevare un po'. Lo ruotiamo in modo da spostarlo nella zona posteriore o inferiore, al momento diventerà quella posteriore successivamente. Ora andiamo a sganciare questa parte grigia, che diventerà il piede. Vedete, era tenuto fermo da questo piccolo peg qui. E solleviamo questa parte qui. È tenuto insieme da una molla anche abbastanza rigida, quindi a volte fare questa operazione non è semplicissimo. Ci sono due scatti possibili. Non è questo quello giusto, è questo qui. Fatto questo, andiamo a ruotare su questa giuntura questa parte qui e la richiudiamo in modo che copra questa zona. Facciamo lo stesso. Abbiamo così pronte le gambe. Ora andiamo a separare queste due sezioni, comprese le ruote. Cosa non semplicissima, in quanto la ruota aderisce abbastanza bene. Ecco qui. Come possiamo vedere, qui ci sono dei peg che si incastravano in questi alloggiamenti qui e tengono insieme la ruota molto bene.
Adesso andiamo a spostarli all'indietro. Chiudiamo questa parte qui in avanti. Stendiamo il braccio e ruotiamo il polso. Stesso discorso. Infine alziamo la testa ed abbiamo finito col bot mood. Anche questo molto carino. Discreta mobilità. Il polso qui è fermo, insomma, può solo ruotare. Il gomito si piega fino a questo punto. Le ginocchia sono parecchio ostacolate da questo pezzo qui. Volendo possiamo spostare un po' per avere più margine di movimento. Piede su ball joint laterale, comunque si muove abbastanza bene. Questi pezzi qui possiamo tenerli così o più verso l'alto, come ci pare. Il bacino è fermo a causa di questo pezzo qui. Per muoverlo lo dobbiamo girare verso il basso, quantomeno spostare un po' in modo che riesca a ruotare. Le sue armi hanno due configurazioni, ovvero una si ottiene in questo modo, al contrario. Così. Una sorta di martellone da guerra. Il Mentre l'altra si ottiene agganciando i lanciamissili qui su quelle che erano le ruote. E facendogli impugnare il fucile. Tra le due, ovviamente, io preferisco questa qui. Il martellone mi sembra un po' fuori luogo, un po' troppo. Benché diventi un po' troppo massiccio in questa zona, preferisco questa configurazione qui. Passiamo a Blind Fire, ovvero Strafe. Alt Mode in caccia cybertroniano. Molto fighi i dettagli clear sulle ali, sui cannoni e sul cockpit. Qui sotto ci sono le armi completamente in plastica clear. Ora le andiamo a rimuovere, vedete, erano agganciate su questo peg qui.
rimuoviamo pure. Questi due pezzi dall'anteriore. Spingiamo un po' i propulsori in avanti. Separiamo le gambe, pieghiamo le ali all'indietro, giriamo il piede, non andiamo ad incastrare, vedete qui c'è il peg che si incastra qui sotto, così, e infine ruotiamo questo all'indietro e la testa in avanti. Questo è il suo bot mode. Andiamo a vedere la testa e qualche dettaglio di plastica clear qui sotto sotto il pettorale. La mobilità in grosso modo è simile a quella degli altri modelli, il polso è fisso quindi posso ruotare, testa su ball joint, ginocchia e gambe un po' limitate, stessa cosa per quanto riguarda il piede, e proprio come l'altro elemento c'è questo pezzo che impedisce al bacino di ruotare se non spostato. Come armi abbiamo questi due cannoni, possono essere impugnati, che messi in questo modo abbastanza oscena come soluzione, oppure agganciati qui dietro. Oltre a questi abbiamo le parti che abbiamo tolto dal lato anteriore, che possono tirar fuori questi piccoli peg per essere sia impugnate come spade, come preferisco tenerle io, agganciate qui dietro come ali. In questo modo forniscono anche un ulteriore punto di aggancio per quanto riguarda i fucili. Vedete, con questo peg laterale le possiamo agganciare qui. Infine
ultimo componente e leader dei Technobots abbiamo Metal Storm, ovvero Scattershot. Alt mode in bombardiere cybertroniano, navetta pesantemente armata, presenta due modalità che andiamo a vedere tra pochissimo. Cominciamo con qualche dettaglio di questa modalità qui, che tra l'altro è quella che preferisco. Qui abbiamo questi pattini d'atterraggio che possono essere richiusi in questo modo. Un peccato un po' per la testa completamente a vista, solo girata verso il basso. Questa, dicevo, è la modalità con tutte le armi applicate. Possiamo rimuoverle, quindi andiamo a togliere questo, queste sorte di booster aggiuntivi, queste armi da sotto le ali. Chiudiamo questi all'indietro, volendo ovviamente possiamo anche lasciarli aperti. Estendiamo completamente le ali e rimuoviamo quest'altro cannone bianco. Questa è la modalità alternativa, risulta ovviamente più spoglia dell'altra versione e non so, mi dà l'impressione come se manchi qualcosa, perde di possenza, queste alette sono un po' piccole per quanto riguarda tutto il resto, preferisco decisamente l'altra versione, mi dà più l'idea di un bombardiere pesante. Fatto questo, cominciamo con la trasformazione, quindi andiamo prima di tutto a rimuovere questo pezzo qui. Vedete, era tenuto insieme da questo alloggiamento su questo peg qui e quest'altro su questo peg qui. Vedete? In questo modo. Mettiamo da parte. Andiamo a liberare questi altri piccoli peg qui. Questo si sganciano. E involontariamente abbiamo già tolto anche la slitta. Quindi vedete, sganciati questi due, facciamo slittare fuori tutto questo. Arma qui. Questo adesso andiamo a sganciare le ali. Vedete, era attaccata qui tramite questi. Quindi per adesso le teniamo abbassate. Sganciamo queste parti dalla parte superiore, così ruotiamo questa parte in questo modo. Separiamo un po'
quelle che saranno le gambe. Le abbassiamo in avanti. Apriamo questo pannello e lo giriamo all'indietro. Andiamo a richiudere così questa parte qui, la ruotiamo le gambe in avanti e andiamo a richiudere l'ala, quindi così. Questa parte qui la incastriamo qui sotto. Agganciamo questo qui e con questo qui andiamo a bloccare l'ala più piccola in posizione. Infine ruotiamo il piede in avanti. Chiedo venia, ho ruotato la gamba al contrario, quindi stesso discorso dal lato opposto. Avevo fatto bene, perdonatemi l'interruzione del mio gatto che ha deciso che stava morendo di fame in questo momento, mi ha fatto completamente perdere il filo del discorso. Sistemati i piedi in questo modo. Possiamo passare alla parte superiore, quindi andiamo a separare queste due parti e ruotiamo questa parte qui. Vedete, prima questi peg erano bloccati qui sotto per tenere il tutto in posizione. Prendiamo la testa del combiner e la spostiamo sulla schiena e abbassiamo il tutto facendo emergere quella del bot mode. Tiriamo le braccia verso il basso, ruotiamo questi pannelli e abbassiamo il pugno. Andiamo a richiudere questi. E volendo possiamo anche ruotare questi due verso il basso in modo da nasconderli meglio. B.
abbiamo così il bot mode di Metal Storm. Vediamo qualche dettaglio. Per quanto riguarda le articolazioni, il discorso rispetto agli altri è un po' più complesso, nel senso che fin quando si tratta delle braccia e delle mani, bene o male tutto invariato. In questo caso il polso può ruotare anche in questo modo, oltre che in questo. C'è una mobilità discreta delle braccia. Il bacino teoricamente potrebbe ruotare di 360 gradi, ma viene ostacolato da questo pezzo sul lato posteriore. Per quanto riguarda le gambe, queste saranno anche le gambe del combiner, quindi l'articolazione è molto molto dura. Non tanto questa in avanti, ma quanto quella laterale. Insomma, per un modello di queste dimensioni è eccessivo. Ovviamente avrà un senso adesso che andiamo a comporre il combiner. Piedi, che anche possono muoversi discretamente, sono impediti da questi pannelli, ma riescono a spostarsi abbastanza bene se vogliamo metterlo in posa. Come per la modalità astronave, questa è, diciamo, la versione spoglia. È possibile montare tutti gli armamenti agganciando questo qui sotto. Facciamo scorrere nella slitta che lo blocca qui dietro la schiena. Ovviamente questo sbilancia notevolmente il modello. Per quanto riguarda i due booster, tramite questi attacchi sottostanti lo possiamo agganciare qui sulla gamba e poi farlo ruotare in questo modo. In modo che fungano da booster anche in bot mode, o volendo potremmo ruotare questo in avanti ed usare il jet a mo' di arma aggiuntiva, come vogliamo. Infine i due cannoni. Uno può essere impugnato normalmente, mentre l'altro possiamo far slittare qui sotto questa sezione bianca in modo da avere una bocca di fuoco aggiuntiva.
Ed eccolo qui nella sua versione powered up, insomma, completamente armato. Andiamo a vedere insieme. Adesso sia in alt mode che in questi bot mode separati fanno la loro bella figura. Sono una bella squadra, molto dettagliata. Ripeto, viene dal periodo d'oro di MechaToys, quindi la qualità è veramente, veramente eccellente, nonostante sia ormai una figura abbastanza datata. Ora, per cominciare l'assemblaggio del combiner. Rimuoviamo i pezzi dal Metal Storm che serviranno man mano che procediamo. Adesso mettiamo da parte anche lui. Prendiamo Severitas. Rimuoviamo le armi. E cominciamo come se volessimo riportarlo in alt mode. In questo caso cominciamo anche a rimuovere questi. Ora abbassiamo questa parte qui. Facciamo scivolare la testa all'interno. Mentre dal retro esce questa parte grigia che sarebbe il connettore che lo aggancerà alla gamba del combiner. Così, andiamo a richiudere, spostiamo questi in avanti, e richiudiamo le braccia, questa volta ci serve il secondo scatto. Quindi questo centrale, non quello che abbiamo usato per l'alt mode, cioè per il bot mode, scusate. Richiudiamo. Stesso discorso da quest'altro lato, quindi scatto centrale. Abbassiamo questi due. Uniamo l'alettone così e tramite questi due lo agganciamo qui.
Passiamo alle gambe. Andiamo a richiudere i piedi. Così. Ma stavolta invece di ruotarli verso l'interno lo teniamo così. Ok, giù, chiudiamo, andiamo a ruotare. Abbassiamo questo, ruotiamo, agganciamo qui. Ok, e qui ci sono i piccoli alloggiamenti dove andranno le punte dei piedi. Quindi uniamo le due parti da cui abbiamo tolto i pezzi grigi, uniamo anche questi due in modo che sia tutto abbastanza solido. Prima di concludere il tutto, andiamo a prendere uno dei piedi, esattamente quello con questo tipo di connettore qui. Apriamo questa parte, tiriamo fuori la mano. Il fatto di storarla dentro al piede in questo modo è uno spettacolo, una finezza unica. E lo andiamo ad agganciare tramite questi in questi peg qui sotto. Quindi lo mettiamo al centro e chiudiamo. Il risultato finale sarà questo qui. Prendiamo le armi, ci agganciamo i pezzi che abbiamo rimosso dalle ruote. E le mettiamo qui lateralmente in questi buchini qui. Quindi abbiamo pronto il primo piede. Mettiamo da parte. Prendiamo Sonic Drill, lo risistemiamo alla trivella, rimuoviamo questi. Andiamo a richiudere questo artiglio barra tenaglia, quello che è, così. E anche in questo caso agiamo come se volessimo riportarlo in alt mode. Quindi via questi pezzi, richiudiamo le mani e questo verso l'alto. Chiudiamo il cingolo, stesso discorso da quest'altro lato,
Così. Separiamo le due metà. Abbassiamo il petto. Facciamo scivolare la testa all'interno e richiudiamo. Così. Ruotiamo le gambe. Chiudiamo i piedi. Ora, se non erro, deve fare due scatti la giunzione fin qui. Non ricordo se uno o due, andiamo a vedere. Due. Quindi partendo dalla posizione dritta, così, facciamo fare uno e due, e per il resto muoviamo l'altra, questa che è un po' più sopra. Insomma, che il risultato sia questo. Spostiamo queste due parti in avanti. Alla fine questo è quasi completamente in alt mode, cambia solo la disposizione finale della trivella. In questo caso la lasciamo in alto, mentre qui raddrizziamo tutto, blocchiamo tramite questo peg i cingoli laterali. Ruotiamo questa sezione qui. E la andiamo a bloccare tramite questi. Qui. Stesso discorso di prima. Prima di concludere il tutto, prendiamo un altro piede, tiriamo fuori la mano storata all'interno, ed andiamo ad agganciare i due fari se ricordo il senso corretto, in questo modo. Quindi vedete, peg in avanti, così. In modo che questi pannellini ad L riescano ad incastrarsi in questi due punti. Quindi peg superiori all'interno e queste L in quelli che erano i piedi del bot mode. Così, ecco.
è successo quello che non doveva succedere, vi porremo rimedio immediatamente. O almeno così si spera. Andiamo a chiudere anche questi per dare un po' di stabilità in più. Così, abbassiamo questi. Abbiamo quindi un alt mode con sostanzialmente i fari agganciati al piede. Adesso la trivella la spostiamo in alto e la agganciamo tramite questi due qui dentro. Così. Non ho mai capito perché abbiano fatto questa parte e questa parte è, diciamo, vuota. Cioè, boh. Sarebbe stato meglio un continuo, credo. Non saprei. Mettiamo da parte quest'altra gamba ormai pronta. E direi di cominciare a lavorare su Metal Storm. Cominciamo sollevando la zona centrale . Dobbiamo farla scorrere di nuovo verso l'altro, però risulta abbastanza rigida. Ecco qui. Ruotiamo questi pannelli. Ruotiamo anche questi. Pugno di nuovo verso l'alto. Richiudiamo il braccio e lo andiamo a ruotare in modo da formare la parte bassa del petto. Quindi in questo modo e ruotiamo tutta la spalla. Peg qui si incastrerà qui sotto, mentre questo qui sotto. Stesso lavoro per quanto riguarda l'altro lato. Passiamo alle gambe, ruotiamo questi pannelli in avanti, quindi apriamo e ruotiamo così.
Apriamo di nuovo le ali. Questo deve rimanere così. Spostiamo i piedi. Ora dobbiamo far scorrere tutta questa parte qui fino a questo pannello verso l'alto. Prima di farlo ruotiamo. Dopo potremmo trovare qualche impedimento. Quindi su, e su, ora prendiamo questo qui, e lo dobbiamo far ruotare in avanti, quindi anche se risulta abbastanza arduo il compito. Così spostiamo in alto. In questo modo andrà a rivelare il connettore per le gambe. Così le ali le andiamo a richiudere in questo modo. Questi per adesso li spostiamo semplicemente all'indietro. Iniziamo a tirare su anche la testa. E spostiamo questi all'esterno. Abbiamo così ottenuto la parte centrale del combiner. L'andiamo anche a connettere con quello che abbiamo già fatto, quindi c'è questa slitta qui sotto che va ad incastrarsi qui. Questi pannelli qui li possiamo sistemare come ci pare, insomma, fanno un po' da copertura a questo vuoto qui dietro. Abbiamo così montato le gambe e passiamo alle braccia.
Prendiamo overheat. Rileviamo le armi. Abbassiamo la testa e andiamo a richiudere le braccia. In questo caso questa ruota la lasciamo così, quest'altra invece la spostiamo un po' più in alto. In modo da averle in questa posizione. Andiamo a spostare questo. Ruotiamo le gambe in questo modo. Prima di farlo, blocchiamo questi due pannelli in avanti. O anche successivamente, insomma, credevo ci sarebbe stato qualche impedimento, ma no. Ora abbiamo questa sorta di pistone libero. Andiamo a usare l'altra posizione possibile di questa gimmick. Quindi con i piedi verso il basso, diciamo. Usiamo i buchi qui presenti ai lati delle ginocchia. Per incastrarli nei peg del pistone. E prima di chiudere, prendiamo la mano che ha questo attacco qui. E la sistemiamo in questo modo. Ora si è creato questo piccolo meccanismo che fa sì che il pistone si muova quando noi muoviamo il braccio. Infine prendiamo le armi, le uniamo in questo modo. Facciamo scorrere il piede qui dentro. Così. Chiudiamo con l'altra. Abbassiamo questo. In modo da ottenere questo lanciamissili sotto la mano. Infine usiamo questo spazio qui per unirlo al combiner. In questo modo. Prendiamo l'ultimo componente, Blind Fire. Via le ali. Giriamo la testa. Chiudiamo questo. Appoggiamo verso il basso.
in questo caso ruotiamo le ali primarie tutto al contrario, chiudiamo i piedi, sganciamo anche qui il finto pistone e lo andiamo ad agganciare sempre tra quelle che erano le ginocchia. In modo che anche questo simuli il funzionamento. Prendiamo le ali, chiudiamo questo peg, andiamo ad agganciarle tramite questo qui sopra. Ed alziamo le mani come ad impugnarlo, così. Ed ruotiamo, il risultato ottenuto sarà questo. Prendiamo la mano e la agganciamo in questo modo. Infine prendiamo il combiner. Sistemiamo le braccia così. Ruotiamo la testa e prendiamo tutta questa parte, leviamo questo, la agganciamo sul lato posteriore come era su Metal Storm. Vedremo tra poco. Per adesso abbiamo completato la versione combiner, quindi andiamo a sistemare le dita. Vedete, il pollice è su ball joint ed è snodato qui. Altra cosa molto apprezzabile è che sia su ball joint ogni dito praticamente, quindi sono tutte articolate singolarmente. Quindi permettono alla mano dei movimenti molto naturali. Ora, per quanto riguarda la posabilità del combiner, è abbastanza buona, nel senso che il petto non si può inclinare, può ruotare, ma è sempre ostacolato da questo pezzo qui dietro, quindi ni. Ruota, ma fino a un certo punto. Le articolazioni delle gambe sono buone, dobbiamo spostare questi e adattarli a seconda della posa che gli vogliamo dare. Le ratchet sono abbastanza rigide, come ho detto prima, quindi mantengono la posizione molto bene. Stessa cosa qui sulle ginocchia.
l'articolazione è dura e quindi può creare problemi, nel senso che invece di girare l'articolazione si sgancia questo pezzetto dal suo alloggiamento. Quindi dobbiamo fare un attimo di attenzione quando lo andiamo a muovere, anche perché non è semplicissimo. I piedi invece sono su un grande ball joint, quindi si muovono tranquillamente. La testa sempre su ball joint, quindi sempre molto libera. Le braccia ruotano di 360 gradi abbastanza tranquillamente. C'è una doppia giunzione, questa e questa nascosta qui dentro, che anche può uscire dal suo alloggiamento, quindi permette di alzare il braccio ancora di più. Arriva fin qui e poi si alza ancora. Non è semplicissimo usarla perché, come le altre, è abbastanza dura e tende a uscire dall'alloggiamento prima di riuscire a muoversi, quindi la dobbiamo magari sbloccare prima con un attrezzo o qualcosa del genere e poi possiamo allungare il braccio verso l'alto. La gimmick del pistone l'abbiamo già vista prima. Funziona molto bene. Qui ci sono i classici cannoni che ha Computron. E qui non ricordo riferimenti nella G1, se ce ne sono o meno. C'è questa sorta di... c'è questo pannello che sale verso l'alto e va a rivelare questo pulsante col simbolo on off che ben conosciamo. Che non so se vuole omaggiare il nome di Computron, insomma, simulando uno dei pulsanti per l'accensione e lo spegnimento. Vabbè, è una simpatica aggiunta. O magari c'è proprio qualche riferimento alla G1 che al momento mi sfugge, non saprei. Come armi, prendiamo quelle che avevamo prima. Sganciamo questa parte bianca. Questi fucili hanno questa sezione che si rimuove, ma apparentemente senza motivo, quindi non saprei. Prendiamo questo, abbassiamo in questo modo, agganciamo questo peg qui, no, questo qua un po' più avanti, sembrava strano. Ora tramite peg laterale agganciamo questo qui. E andiamo a richiudere formando quest'arma. Molto carina, presenta questo mirino di plastica clear arancione qui dentro. Tramite questi peg può essere impugnata molto saldamente, quindi la agganciamo, chiudiamo le dita. Ed abbiamo la nostra arma. Altra opzione possibile, sempre in ambito di armi,
una cosa stilosissima. Possiamo togliere questo da qui dietro. Andiamo a rimuovere la mano. Volendo la possiamo anche di nuovo storare nel piede, come ci pare. Abbassiamo un po' questa parte qui, e te la spostiamo, allarghiamo queste sezioni. E tramite questa parte che abbiamo passato, la incastriamo qui sul braccio, creando così questa sorta di balestra. Ecco, quindi direte voi, cosa faranno i Technobots? Quindi Computron, quindi già dal nome, un combiner votato alla tecnologia, insomma, con una balestra, non si sa, ma è una cosa fighissima. Ha qualche difficoltà a stare in posizione perché risulta abbastanza pesante, quindi si deve un attimo venire a patti con quella che è la posabilità in questa versione. Magari si può dare supporto con l'altro braccio. Però non è semplicissimo. È un peccato che in questa versione non si ha possibilità di storare quest'altra in alcun modo. Bisogna un attimo ingegnarsi per vedere dove posarla nel frattempo. Infine, un'altra opzione disponibile è quella di sganciare questa parte. Andiamo sempre ad agganciare qui dietro, che non sappiamo cosa farcene. In questo caso questa giuntura mi servirà. Mi serve qualcosa per tirarla fuori. Proviamo così. Non ne vuole sapere in alcun modo. Niente da fare. Riuscirò a trovare l'attrezzo adatto prima o poi. Eccola qui finalmente. Mi sa che la devo oliare un poco. Che non ricordo che avesse mai opposto tutta questa resistenza. Comunque, una volta che con enorme fatica siamo riusciti a tirarla fuori,
per adesso la sistemiamo così. Prendiamo questo, espandiamo queste sezioni e formiamo questo fighissimo arco. Ci sono dei peg qui e qui che permettono di agganciarlo qui sul dorso della mano. Mentre tramite questi possiamo impugnarlo dall'altra parte, cosa ovviamente molto più facile a dirsi che a farsi. Quindi c'è bisogno di sbariare un bel po' con le pose possibili. Adesso ci proviamo, come ultima cosa vediamo se riusciamo a farglielo impugnare in maniera decente. Ed eccolo qui. E è un arco, è un combiner che usa un arco. È senza senso, ma è fighissimo. È veramente una bella aggiunta. Quest'arma polifunzionale sul che si può stolare dietro, può formare la balestra, quest'arco è veramente veramente fantastico, mi piace un sacco. Con tutti i difetti nel caso, nel senso difficile da posizionare, sbilanciata, però se ci si riesce fa veramente la sua porca figura, altrimenti la si può tenere sulla schiena e utilizzare come arma il cannone, che ovviamente non è di certo male. Credo sia tutto per quanto riguarda questa recensione su Quantron. Come sempre, grazie a tutti per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Passate per la pagina Facebook. Credo che prima di questa recensione usciranno varie foto del personaggio. Per il resto, ci vediamo alla prossima recensione.